Il restyling di Piazza Vittorio, queste 800 firme presentate nel pomeriggio per bloccare il progetto, prima ancora e poi per presentarne uno partecipato, quindi realizzato magari insieme amministrazione, cittadini, specificità del territorio, ma anche tutti coloro che poi volessero farsi magari portavoci, non soltanto di un'istanza, in questo caso portata avanti da una serie di associazioni dei cittadini, ma anche partecipare attivamente ad un progetto che non riguardi soltanto i giardini, ma che riguardi tutto il territorio, quindi tutta la zona dell'Esquilino. No, di questo ne parliamo con l'onorevole Federico Mollicone, appunto, del Popolo della Libertà. Buonasera. Buonasera, anche Buonasera a a voi. lei, buonasera. Dunque, abbiamo letto anche alcune sue dichiarazioni su questo tema. Nel pomeriggio c'è stata una riunione molto partecipata, tra l'altro, almeno così ci hanno raccontato, per quanto riguarda il tema di Piazza Vittorio e del restyling proposto dallo stesso. Sì, so, se avete letto le dichiarazioni avrete potuto vedere che in realtà. Ecco, abbiamo perso l'onorevole Federico Mollicone. Ecco, onorevole, purtroppo abbiamo dei problemi a sentirla, quindi magari le chiediamo di spostarsi in un punto dove Sì. il telefono prende meglio perché non riusciamo davvero da. Certo. Ecco, adesso la sentiamo abbastanza bene. Adesso un po' meglio. Un po' meglio, Allora, un po' meglio. dicevo, se avete avuto modo di leggere anche le dichiarazioni, questa riunione di questa sera è positiva perché comunque dimostra, a differenza di quello che dicono i proponenti della riunione, che è stata aperta una fase di confronto e di diciamo di partecipazione reale da quando abbiamo presentato il progetto preliminare, che per la prima volta è stato presentato prima ai residenti e poi agli uffici. Ah, ecco. Quindi è esattamente il contrario. Purtroppo, che cosa è successo? È successo che mentre alcune associazioni sono riunite senza raccogliere firme, ma andando sul concreto e presentando osservazioni anche talvolta migliorative del progetto, era quello che avevamo chiesto. Alcune associazioni hanno messo in moto un meccanismo purtroppo strumentale, perché sono sempre benvenute le osservazioni, anche quelle critiche, e quindi terremo conto anche di quelle emerse questa sera. Il problema è che queste associazioni hanno fatto una petizione, che io ho letto e che potete leggere sul sito Degrado Esquilino e anche su Sì. altri siti, dove sostanzialmente, se leggete, si dice solo: siete favorevoli al progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio? E poi siete contrari ai progetti calati dall'alto, quindi senza spiegare né uno né l'altro. E quindi ovviamente molte persone che io conosco personalmente, anche alcuni negozianti che sono stati citati pubblicamente su alcuni giornali questa mattina, hanno firmato in buona fede pensando di sostenere il progetto di qualificazione dell'amministrazione. Proposto all'amministrazione e proposto ai residenti per raccogliere le osservazioni, anche quelle, diciamo, migliorative o di modifica. Quindi c'è da una parte un lato positivo, che è quello della partecipazione, sempre e comunque, quindi evidentemente c'è partecipazione perché sono state fatte almeno quattro assemblee sul territorio e questa è una delle ultime. L'altro elemento, quindi, va a smentire il fatto che non ci sia consultazione del territorio, e questa sera c'era anche il progettista dell'amministrazione che è stato mandato lì all'acquario proprio per dare la possibilità di raccogliere le osservazioni. E infatti ha raccolto le osservazioni di chi ha proposto le osservazioni. Poi c'erano alcuni rappresentanti Sì. che facevano solo un'attività abbastanza strumentale di critica del progetto. Ora mi dica lei, ditemi voi, se è razionale che quando l'amministrazione in un tempo di crisi come questo riesce a mettere 2 milioni di euro su un quadrante critico come quello dell'Esquilino, il tema debba essere: non riqualifichiamo la piazza, ma riqualifichiamo le strade, quando peraltro l'assessore Ghera, l'assessore della trasporti e Sì. la mobilità, ha fatto già diversi interventi proprio su quelle Sulla zona. strade e in quel quadrante. Quindi il tema vero è: partecipiamo, facciamo osservazioni, miglioriamo il progetto, ma portiamolo a termine il prima possibile, perché Piazza Vittorio è il cuore dell'Esquilino, oltre ad essere una delle piazze più grandi d'Europa con 56.000 metri quadrati, e deve essere riqualificata, perché il progetto precedente è un progetto che è fallito, con canali di scolo, con fontane sotterranee che non hanno funzionato da subito. E a differenza di questo, il primo progetto, quello del 95, fatto con la Giunta Rutelli, veramente non era partecipato, tant'è vero che Rutelli lo inaugurò a porte chiuse, cioè si dovette barricare dentro la piazza, Per basta andare a evitare, insomma, prendere, perché per c'erano una evitare le serie di contestazioni. contestazioni. Quindi il paradosso è questo, cioè che mentre l'amministrazione ha presentato prima i cittadini e poi farà l'iter
con l'assessorato al centro storico, con l'assessorato all'ambiente, tutti gli assessorati coinvolti, con la sovrintendenza, e quindi un esame fa un esempio anche positivo di, diciamo, di considerazione del, del parere dei residenti. Purtroppo ci sono alcuni, alcune associazioni, peraltro vorrei far notare che questa sera di riunione a cui hanno partecipato anche rappresentanti dell'amministrazione, lo stesso Gasperini, io non ho potuto partecipare perché ero impegnato nella votazione del piano casa. Altro tema caldo di giornata. Sì, che è stato approvato a maggioranza in assemblea capitolina, tardi, sì. Non più tardi di tre quarti d'ora fa. Ecco, allora quindi, diamo anche questa notizia in anteprima. Sì, esatto. E con l'opposizione, il voto contrario delle opposizioni. Ma dicevo, però hanno partecipato rappresentanti del territorio, il consigliere Stefano Tozzi che rappresenta il CDL sul territorio, ma tanti altri consiglieri anche della, della sinistra. Quindi è stata una bella assemblea, per carità, io poi vengo da, dalla partecipazione del territorio, quindi sono sempre contento quando sono assemblee, però invito i proponenti a essere più sinceri e soprattutto non a far girare. Ecco, poco fa proprio a proposito, sì, onorevole Mollicone, abbiamo sentito anche la voce di Roberto Crea di Cittadinanza, esatto, Attiva, appunto, no? Che ci lui ha raccontato. Sì. Ecco, anche lui ha fatto un riferimento a lei, nello specifico su questo tema, cioè sul tema che diceva del, diciamo, del progetto così come era stato presentato, perché a loro avviso non si trattava di una firma, quella messa sotto appunto la loro proposta, sì o no, se favorevole o se contrario, magari alla riqualificazione, al progetto di restyling dei giardini, ma a loro avviso insomma si trattava appunto della volontà di fare un progetto partecipato, quindi che coinvolgesse, guardi, anche coloro. Io potrei essere in parte, quindi vi invito a leggere il testo della, della petizione, o in, appunto non adesso, però dico, di invitare i radioascoltatori a andare, uno dei siti che l'ha riportata è degradoesquilino.it. Sì, perché infatti è una delle associazioni tra l'altro che ha partecipato. Sì, e andare a leggere il testo della, della petizione, e poi fategli due passi all'Esquilino. Molti residenti e commercianti con cui ho parlato, che hanno firmato quella petizione in buona fede, pensavano di averlo sostenuto il progetto, non pensando che poi poteva essere strumentalizzato da chi invece incredibilmente non vuole la riqualificazione di una piazza, e peraltro anche in maniera abbastanza infantile pensa che con 2 milioni di euro, che detti così sembrano tanti, ma si possa rifare un intero rione. Ci sono altri fondi, sono circa 3 milioni e mezzo di fondi che saranno messi sull'Esquilino per altri interventi di qualificazione su altre zone, sempre del rione, ma che sono scaglionati lungo il periodo, insomma, per più anni. Ecco, quindi la verità è questa, che questo è l'intervento più tempestivo e più vicino, che è stato fatto appositamente dal sottoscritto, dall'assessore Ghera, con i fondi Roma Capitale, per la piazza che viene considerata la più importante piazza del rione Esquilino e del centro storico, inteso come zona non solo centrale di, diciamo, di rappresentanza, ma dove ci sono 10.000 residenti, e quindi ci consideriamo prioritaria. Okay. Siamo aperti al confronto, alle critiche, raccoglieremo tutte le indicazioni di queste associazioni, perché crediamo nella partecipazione e nella democrazia, e quindi è giusto che tutti possano esprimersi. Però non accettiamo strumentalizzazioni, e se Crea ha scelto e ha deciso di candidarsi alle prossime consigliare le prossime elezioni municipali, è una buona notizia, perché la partecipazione, ecco, no, questo dicevano proprio di noi invece, la partecipazione è sempre una buona notizia, però non lo faccia strumentalizzando quella, una battaglia per la riqualificazione. Vede, io all'Esquilino ci sono nato, ci sono cresciuto quando Crea ancora non ci abitava, e andavo a Piazza Vittorio, che era una piazza bella, vivibile, con il laghetto, e ci si poteva stare. Adesso purtroppo la situazione è peggiorata paradossalmente proprio con l'intervento del 95 della giunta Rutelli. Piazza Vittorio non è una piazza tanto vivibile, quindi l'amministrazione si è fatta carico della riqualificazione, confrontandosi con tutti, anche con gli esponenti ovviamente del municipio, istituzionali, e con tutti quanti. Ma andremo avanti, i lavori si faranno e sarà una piazza bellissima. Bene, allora onorevole, facciamo così, noi giriamo subito l'invito a tutti i nostri radioascoltatori di andare a fare una passeggiata nel rione Esquilino, ma semplicemente perché è una zona di Roma bellissima che vale la pena sempre vedere, nella quale vale la pena comunque, restyling o non restyling, di andare a fare una passeggiata, soprattutto anche d'inverno. Esattamente. Onorevole, la ringraziamo molto della sua partecipazione, le auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie all'onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale.